Ogni giorno tu puoi essere ciò che vuoi, come i supereroi. Combattere ciò che non va e poi, lei su vieni con noi, come i supereroi. Tutti al Comics Pop. Oh, oh, oh. Tutti al Comics Pop. Dagli studi di Live is Life Network conducono Radio Comics Andrea e Flavio. Quanti ciuschi! Ti Doraemon. Ma c'è il regista, ha fatto lo scherzo. Vabbè, ma bisogna. cominciamo alla grande, insomma. Buonasera, benvenuti. Hai visto? Ci salutano già, eccoci. Mamma mia. Hai visto? Ci sono già. Perfetto. Grande. Beh, presentiamo tutte queste voci così importanti italiane. Questi ospitoni che abbiamo oggi a Comics Radio. Cominciamo dalle fanciulle. Sì. Ci teniamo il pezzo grosso. Okay. teniamo dulcis in fondo. Ma come? Vabbè, allora noi andiamo. Allora no, alla mia destra iniziamo. Mi con presento da sola. No, te lo dico io, dai, fammelo dire. Giorgia Lepore. Ciao a tutti. Grandissima. Voce tra le altre di Brenda Walsh in Beverly Hills, e poi insomma ne parleremo del doppiaggio, bella, ovviamente. Invece vicino a me, grandissima, Eleonora De Angelis. Ciao a tutti. La voce ufficiale di Jennifer Aniston, right, Cameron Diaz, anche un po', no? Di tantissime. Anche lei. Ah, Cameron Diaz ha due voci. Tutte e due. Sì, Cameron Diaz ha due voci. Lo sapevo io. E poi. Alla mia sinistra. C'è Michele Gammino. Eccomi, è vero, confermo. Sono qui personalmente. Voce ufficiale di Harrison Ford. Tra gli altri, beh, ovviamente. Sì, ma io ci terrei subito a precisare che non esistono voci ufficiali. Esistono attori che hanno doppiato moltissime volte, o in alcuni casi proprio non l'hanno doppiato pochissime volte, degli attori. Ma voci ufficiali non ce ne sono. Chiunque lo dica dice qualcosa di sbagliato. Beh, insomma, diciamo che allora possiamo dire che la voce che più frequentemente che tutti conosciamo, esatto, la voce che tutti conosciamo su Harrison Ford, su Steven Seagal, insomma, tanti altri di cui parleremo. Abbiamo una buona musica nelle orecchie. Persino troppa, un po' fortina, abbastanza altina. Stiamo cercando, cioè in realtà Flavio sta cercando di toccarmi, però no, esatto. Diciamo che secondo me tutti i microfoni sono un po' altini. Sì. Io sto assordando Giorgia Lepore, quindi insomma. Esatto. Mi sta. Ecco qua. Guarda. Che tra l'altro dovete sapere che questo tecnico è il socio ufficiale del Joker. Adesso non sentiamo più. Però va bene, sottofondo. Sentiamo poco noi, forse. Esatto. No, la musica va bene. Noi forse non ci siamo più. Ma problemi tecnici da bello della diretta. Esatto, dopo esserci toccacciati. Era tutta una scusa, ovviamente. Sì, Flavio ha toccacciato me, poi è arrivato Ronta che ha toccacciato Flavio. Esatto, insomma, tutta una cosa. Molto, molto carina questa cosa qua. Bene. Bene. Quindi direi che oggi abbiamo l'occasione di poter parlare appunto con questi tre grandi doppiatori, che tra l'altro stasera ho l'onore di ospitare al mio locale per una serata dedicata ai Goonies. E quindi poi stasera parleremo dei Goonies. Oggi potete chiedere tutto tranne che i Goonies. quindi ce n'è che volete. Da chi iniziamo? Beh, non lo so, gettiamo la monetina. Sono tutte grandi voci, scegliene esatto. Una. Iniziamo da qualcuno. Parliamo di Eleonora. Sei pronta, Eleonora? Parliamo di me. Bene. Allora, di Eleonora De Angelis bisogna dire che è figlia d'arte, innanzitutto. Figlia, nipote, sorella. E madre. Madre e basta. Cuginanza doppiatrice. Sì, ero preoccupato di questa. Sia d'arte. Bene. Insomma, sì, siamo una. Una dinastia. Una dinastia, nel di senso grandi. Che abbiamo
mio nonno era la voce di Cary Grant, James Stewart, insomma, diciamo una voce importante. E poi papà, io, mio fratello Vittorio, Massimiliano, mio cugino. Perché è vero che si è troppo nel doppiaggio. Ti saluta un Giuseppe Bigliotti. Giuseppe. Ciao, Giuseppe. Ciao Giuseppe. Dice si entra un po' nel doppiaggio anche un po' per famiglia, sì, per familiarità. Sì, no? C'è sempre perché... nel doppiaggio come c'è sempre stato negli attori, no? Soprattutto una volta le compagnie di giro ovviamente erano figli di attori, nipoti che si portavano appresso la famiglia. E poi sì, c'è nel doppiaggio come c'è in moltissime attività, nelle farmacie, notarili, avvocati. Insomma, che magari nelle farmacie non prendono il bambino per fare bambino e soprattutto magari non si nota, magari non lo sai. E magari sotto il balcone. Tu lo sai che il dottor Ciccarelli che ha la farmacia lì, c'è il figlio sotto. Del dottor Ciccarelli. Però sì, comunque è abbastanza naturale perché servono i bambini. Oddio, a chi lo faccio fare? Serve un bambino di 5 anni, dove lo trovo? Vabbè, dai, fai venire tuo figlio. Spesso funziona così. Ed è iniziato così anche per te? Io no, nel senso che papà non voleva perché dovevamo studiare e voleva che finissimo il liceo. Così è. Vittorio finì il liceo a 19 anni, disse io voglio fare questo lavoro, cominciò. E io che ero un po' più piccola, ne avevo 14, cominciato anch'io perché ormai lui era in ballo e a papà mi ha detto dai su, non rompere, servono, e ho iniziato così. Però papà era contrario a farci il numero. Ti ricordi la prima cosa che hai doppiato? Sì, ricordo benissimo. Purtroppo non mi ricordo il film. Non gli anni. Forse no. Comunque era un brusio, termine, penso che me lo sappiano tutti, comunque il brusio sono diverse persone che parlano insieme. Era un gruppo di ragazzini che giocavano per strada, di bulletti, e rincorrevano un bambino per picchiarlo. Addosso, addosso, addosso! E papà, insomma, che ha l'occhio lungo, disse: brava, non te lo puoi fare. E com'è stato per te la prima volta, diciamo, cioè, avevi, innanzitutto, avevi mai assistito a vedere doppiare tuo papà, tuo fratello? Sì. Quindi quando è toccato a te ti ha fatto un certo effetto? È stato molto casuale, cioè non è che un giorno tu farai veramente... Un giorno tutto questo sarà sì. Ho detto vieni, detto io devo dire, magari. Ero già indirizzata verso l'idea di fare l'attrice perché non lo nascondo, ero stata influenzata da Saranno Famosi. Ah. E quindi dico madonna, ormai ho fatto la scuola, va all'accademia. L'ho fatta anche. Quindi diciamo l'indirizzo era quello, però non è che aspettavo il giorno di fare il primo turno. Pasquale ha detto domani vieni che mi serve una parola. Ciao, dall'inizio ero qui. Mi ricordo che andavo i turni. Ero contentissimo, era abbastanza grande, 14 anni. È un'età per cui comunque poi io ero timidissima. Lo ricordo benissimo, io sono qui ad ascoltarti e vedo cose che ho visto, sento cose che ho sentite. Forse c'ero anch'io un giorno o in uno di quei giorni. Per cui mi ricordo benissimo di lei, del fratello Piccoli e dall'altro avrei un'occasione di parlare. Io ci terrò molto in questa circostanza. Come avete parlato delle famiglie, delle grandi dinastie dei doppiatori, io sono particolarmente legato a questa di dinastia perché ho un'infinità di ricordi bellissimi, artistici, umani e di vita, di vacanze, di gioia, di divertimento che abbiamo avuto insieme perché, come ho avuto occasione di dire in altre occasioni, fino a qualche anno fa questa era veramente una grande famiglia e si stava insieme tutti i giorni, cosa che nelle famiglie è sempre più raro, per cui ho passato più tempo con Eleonora, con Mario, con Gualtiero che sono il suo papà e il suo nonno, che con mio fratello, perché per anni dalla mattina alla sera o lavoravamo insieme o ci si incontrava nei posti di lavoro. Poi, particolarmente con alcuni, come nel caso del papà
di Eleonora, eravamo grandi amici anche al di fuori del lavoro, per cui andavamo a vedere le partite di calcio insieme, avevamo i posti vicino, facevamo i viaggi insieme, vacanze, capito? Per cui è con chi in famiglia normale passa veramente tutto questo tempo, con un fratello, con un cugino, con un zio, e molto di meno sicuramente. Però si vede, perché parlando un po' con voi, avendo la fortuna di pranzare insieme a voi, insomma, così avete molti ricordi condivisi, proprio come potrebbe avere assolutamente una famiglia. Partiamo. Salutiamo Alli prima, ciao Alli, perché noi l'abbiamo salutata, la saluta Isabella per noi. Comunque stavamo dicendo, appunto, sì, infatti, che vedo, dicevo, molti ricordi. Io dico spesso che questo lavoro, purtroppo me ne sono resa conto anche in una drammatica, no? Insomma, purtroppo mio fratello non c'è più, però facendo lo stesso lavoro ho avuto la fortuna di farci tanto tempo, cioè anche più di magari, se tu vuole, quando diventano vecchi, però insomma io ci stavo dalla mattina alla sera, quindi proprio potuto. Ed è quello che cerco di dire anche con altri lavori, quando capita che si dice sottolineo questa cosa. Poi il lavoro è la famiglia, nel senso, come dice Michele, sono le persone che passi più tempo, e un lavoro artistico, onestamente, per non essere eccessivamente mielosi, diciamo anche che non è che è così con tutti. No, perché come in ogni famiglia, però è anche quello. Esatto, anche come in ogni famiglia, magari c'è una zia o un cugino che preferiresti che incontrare, però gli vuoi bene lo stesso. Bene lo stesso, qualcuno magari anche no, però succede. Però ci sono dei gruppi, io poi per via della mia età e della mia lunga permanenza in questo mondo di lavoro, che ormai siamo a 58 anni circa, per cui ho visto gente nelle pance delle loro mamme quindi li conosco proprio dai primi vagiti, e quindi con alcuni poi si crea un affetto particolare, no? Fossero dei nipotini, dei cuginetti, e è il piacere di incontrarli, di vederli, di stare insieme a loro. Io conosco adesso figli di persone, addirittura nipoti di colleghe o di colleghi, che hanno cominciato anche loro a lavorare, quindi a frequentare, e con qualcuno, ecco, veramente io come cioè, e questo è uno dei motivi per cui, nonostante l'età, ancora però continuo. Sentivo prima che questo è un po' un retaggio del passato. Questo è cambiato, è un po' un retaggio del passato. Sì, una volta era così. C'è un fatto che taglia la testa al toro. No, c'è un fatto. Una volta, quando ho cominciato io, il mondo del doppiaggio era frequentato da grandissimi medi e scartine, diciamo scartine, insomma, di meno provvisti. Era, insomma, 200 persone, sì, diciamo, per arrivare a un numero. Di queste 200 persone c'era una grande società, che era la più importante, che era la CDC, che faceva circa l'80-85% del lavoro, quindi una società piena di attori di tutto, di ogni importanza, e poi un po' di altra gente, altri piccoli gruppi che nascevano, eccetera. Improvvisamente, con l'avvento delle televisioni private, la moltiplicazione dei canali, la moltiplicazione delle ore necessarie per riempire questi, oggi non si sa più quanti siamo. Il doppiaggio una volta si faceva solo, esclusivamente a Roma, adesso saremo 6.000, 7.000, non lo so più, è una categoria come i metalmeccanici, cioè c'ha una rappresentanza sindacale enorme, e quindi tutta questa gente che, contrariamente a quello che avveniva una volta, che uno sceglieva
soprattutto, cioè, nella maggior parte dei casi, per la passione di fare l'attore. Uno non nasceva da grande voglio fare il doppiatore, non lo diceva nessuno, tranne qui fosse legato per motivi appunto familiari a questo lavoro. Uno voleva fare l'attore, quindi andava all'accademia o cose simili, era passione a spingere. Oggi la maggior parte dei giovani, vista anche la grandezza numerica dei partecipanti, cerca un lavoro e fa un corso di doppiaggio, impara più o meno ad andare a sync, la tecnica di doppiaggio, una dizione non sempre correttissima, voci abbastanza monocordi, abbastanza uguali, e cominciano a dire: se io riesco a entrare, comincio a fare un conto di numero di turni e quindi il minimo di media di entrata, mi sistemo. Poi c'è anche da dire una cosa, che una volta l'attore faceva tutto, faceva il doppiaggio, poi andava in tournée, poi faceva la TV, gli sceneggiati, faceva il cinema. Adesso sembra che il doppiaggio sia diventato proprio una cosa a sé. A me è capitato di fare anche l'attrice e un paio di volte mi hanno guardato stupita e dicendo: ah, ma sai fare anche l'attrice, non fai solo il doppiaggio. Come se fossero due cose completamente diverse, che tecnicamente lo sono. Però insomma non c'è tutta... Io dico sempre che... Tra l'altro vi ricordate, vi saluta, avete presente l'uomo gatto di Sarabanda? Non so se lo ricordate. Un campione di Sarabanda che ci segue, appena mandato il saluto. Mi spiace, sì, però ciao. E vi saluta, dice: sì, ciao dall'uomo gatto. Siccome io tecnicamente sono negato, dove l'hai vista? Compare lì. Perché se vuole, infatti, possiamo ricordare che se vogliono farvi delle domande, devono seguirci dalla pagina di Live is Light Network. Invece ci possono vedere in diretta anche da quella del Comics Pub, quella di Flelli Animazione, e lì ci potete trovare in diretta. Però, seguendoci sulla, allora, se qualcuno nel frattempo mi ha salutato, non ho risposto, non per maleducazione, ma non lo sapevo. Ma tra l'altro chiedo al tecnico se poi possiamo iniziare a vedere un attimo qualcosina anche di doppiaggio, nel senso di Eleonora. Vedere qualcosina per dare questo via colorato, per farti vedere un po' qualche doppiaggio, così ti rompiamo le scatole su com'è doppiare questa, com'è doppiare cominciamo con il film della discordia. Ah sì? No, non è vero. Dovete raccontarci questa cosa. Non è vero. Noi siamo pronti quando tu sei pronto. E dopo... Un film che vi ha fatto litigare. Assolutamente no. Di Charlie's Angels, il film quello di qualche anno fa, dove Eleonora doppia Cameron Diaz, che ricordiamo doppia anche Giorgio Lepore come attrice. Anche esatto. Giorgio, sì. C'è qualcun altro anche che la doppia? O ve la dividete soprattutto voi due? Claudia Guadagno, doppiata. Jessica Guadagno, Claudia Catani. E mi sa basta. E basta, noi tre, noi quattro. Allora, insomma, se uno è raffreddato, insomma, c'è quell'altro. Quando vuoi. Scusa se ti ho rotto l'arnese, ma sai, quando vedo che ne vale la pena, ci do giù di brutto. Che bella bestia! Grazie. Oh, scusa! Sogliate. Sai, ho firmato una liberatoria, così sei libero di mettermi cose in buca. Buongiorno Charlie. Vi presento Roger Corwin. Il suo piano è di rubare un nuovo software che può rintracciare un segnale vocale ovunque nel mondo. Ed è qui che entrate in scena voi, Angeli. È sotto copertura, Charlie? Questo lo lascio a te, Bosley. Sì. Com'è doppiare? Adesso lo chiediamo a tutte e due. Com'è doppiare Cameron Diaz? Ah, io mi diverto tantissimo. Cioè, mi divertivo tantissimo, perché ha dichiarato che non vuole più fare l'attrice, quindi sa. Per arrivare, i soldi sono abbastanza, si va in pensione un po'. Divertentissima e sbaglio. Molto brava di quello che uno è vero, è vero. Quando va un po' su questo buono, fa anche se è anche un po' specializzato in role, ecco, qualche parte anche. Però sempre brillante, sempre brillante, a parte che fisicamente. E invece nelle volte che poi è capitato anche
E invece sembra, non so come dire, cioè da fuori può sembrare un'attrice un po'... La bionda. La bionda simpatica, allora, brillante. Oggi quando eravamo a pranzo vi ho detto che siete state appunto la voce di due miei grandi amori della gioventù, ovvero di Brenda di Beverly Hills e poi di Rachel di Friends. E posso dire anche che probabilmente la scena che non dimenticherò mai nella vita, anche se probabilmente appunto non la doppiavi tu in quel momento lì, però per parlare di Cameron Diaz, è quando forse è comparsa per la prima volta al cinema, che entra in The Mask, che è nella banca. Certo, quella penso era Clara Noschese, penso che sia stata però la scena conturbante che di Cameron Diaz. Beh, lei che abbia molto, molto vabbè, senso. Lei però ecco, oltre a questo, per quello mi ha stupito. È brava, è proprio bravo. Io mi ricordo la scena di Vanilla Sky. Vanilla Sky è bellissima. Quando l'ho vista ho detto, ma io non la possiamo lasciare in originale. Cioè, beh, veramente molto molto bello. Parla veloce, vi tocca fare delle pause e riprendere o è abbastanza, cioè, oddio, parla veloce, ma anche io parlo veloce, quindi per me va benissimo. Oh, sì, però insomma alla fine poi le cose, queste cose che tu mi chiedi, le cose tecniche, sono le cose tu hai l'esperienza, di alcuni attori le assimili. C'è un segreto in realtà, che una cosa che mi disse mamma, disse respira con lei, se respiri con lei prendi gli stessi tempi suoi, la voce esce nello stesso modo. E sincronizzare il respiro. E c'è, sì, sono. Mi imbarazza un po' a dire queste cose. È il maestro, capito? Esatto. Uno dice, oddio mio, adesso mi mette. Anche perché, esatto, Michele. Anche voto mi mette. Anzi, fuori onda ha detto, sentiamo un po' ste due che dicono, così io, infatti, ci sono io pronto. L'ho fatto apposta. Ho chiesto prima alle alunne, perché poi così il maestro può. Però è vero, adesso stiamo correggendo, ma. Dai, dico una cosa che non ho detto in macchina, perché ho detto. Certo. Che soprattutto prima le viaggio, per cui c'erano le cose. Ero appena uscita dall'accademia, quindi insomma ero piccolina per entrare, non so. Lo disse con la sua voce. Proviamo a sentirlo. Proviamo a rivivere quel momento. No, mi piace sentirlo. Lo ricordo benissimo. Allora poi tutto. E io carinamente voglio che non sembri, cioè non era ovviamente un gesto. Il Natale dopo gli regalavo tutto. Era con un bigliettino, ma lui è un tenerone, perché tu lo vedi così, ma lui è un tenerone. No, adesso poi mi commuovo. Lo vedi? Adesso la vecchiaia mi fa commuovere molto più in fretta. Una volta devono esserci occasioni veramente importanti e la riconoscenza. E soprattutto per me era importante il fatto che lei fosse diventata così socia, così importante, così brava, era anche un motivo d'orgoglio mio, perché ho detto non mi sono sbagliato, ci ho creduto e quindi è importante per me questo. Poi l'ho detto già molto, non vorrei continuare a dirlo, però Leonora lo sa, io ho un bene enorme, Giorgia lo stesso e così anche la sua figlia. Prossima che stiamo con la quale stiamo lavorando è la figlia, che secondo me ha degli ottimi possibilità, il talento l'ha ereditato da cotanta parentela, si deve applicare e ogni tanto io, che sembro così dolce e così buono, so anche essere molto severo e molto schietto,
forse anche per questo mi pare che di essere apprezzato, perché ma, dico sempre anche quello il figlio, che no? Penso anche tuo, anche il piccolino, diciamo. Sì, beh, no, ma tuo figlio ha avuto la fortuna di conoscerla e io ci ho sempre pensato effettivamente, però ho detto boh, probabilmente magari non gli interessa, non ho mai sentito, non è la prima volta che sento che anche lei può intraprendere. Da bambina poi smise perché è stato scelto. In molti lo fanno questa cosa. Sì, mi è già capitato di molti che fanno una pausa in mezzo. E poi si è semplicemente laureata in cinese. Così. Poi dice, parla, no, solo voglio riprendere a fare il piatto. No, ti ci ha svegliato. No, sì, già spesi, capito? Tutta la tua bellissima laurea, 110 e lode. Però magari ti può doppiare in cinese. Cioè, mai pensato a doppiare cinese italiano? No, beh, speriamo, perché ci vogliono, cioè abbiamo tante nuove leve, perché fortuna che conosco molti di voi e abbiamo tante nuove. Sì, sì, esatto. Sì. Un altro pezzo da 90, diciamo. Che anche lui prima o poi un altro pezzo di figo, perché insomma, no, in effetti. Beh, è successo un po' così. Io non ho mai voluto che i miei figli lavorassero da bambini, perché ho detto se vorranno farlo un giorno, lo dovranno fare come scelta di vita, dopo aver conosciuto, saputo e avendo fatto la vita dei bambini, cioè gli amichetti, il pallone, la gita, la scuola. E un giorno mio figlio, che nel frattempo ha preso la maturità un anno prima, a 18 anni ha preso la maturità col massimo dei voti, frequentava l'università, aveva fatto per il servizio militare l'ufficiale di complemento in aeronautica, e mentre faceva tutte queste cose un giorno mi dice: senti papà, ti va di andiamo a mangiare una pizza insieme? Io quando a quella pizza insieme in genere c'era sempre qualche cosa. Ho cominciato a dire: che succederà adesso? Che sarà successo? Perché... E siamo andati a mangiare questa pizza insieme. E lui mi ha detto: senti, voglio dire una cosa che non ti ho ancora detto, io sto frequentando una scuola di recitazione. E perché non me l'hai detto, scusa? No, perché avevo capito che tu non volevi che io lo facessi. No, io niente di contrario, l'importante è che tu sappia che devi essere, proprio perché ti chiami Roberto Cammino, devi essere preparato molto più di chiunque si avvicini, perché chiunque ti sentirà e ti sentirà volentieri, tu ti presenterai come figlio di Michele, ti apriranno tutte le porte, perché ringraziando il Dio e me stesso, insomma, nell'ambiente pare che mi vogliano bene e mi trattino con affetto. Per cui, però sappi che questa può essere un'arma a doppio taglio, perché non ti crederai mica che perché qui in questo lavoro, allora soprattutto, non si bara, cioè o lo sai fare o non lo sai fare. Oggi si riesce a farlo pure senza saperlo fare bene, però nel numero, no? Nel mucchio può succedere. E lui invece si è applicato tantissimo, nel frattempo si è laureato con i suoi 110 lode e ha fatto una buona carriera, adesso è tra l'altro anche un ottimo direttore, è un ottimo dialoghista, insomma è diventato... Hai anticipato tutto quello che volevo dire io, quindi salutiamo Roberto Cammino. Esatto. Prossimo ospite da noi. Sì, no, io l'ho già invitato, a dire la verità, cioè l'ho invitato, non l'ho avuto ancora come ospite, ma ha detto che sarebbe venuto volentieri, quindi spero che prima o poi ci sia l'occasione di averlo qui con noi, e che saremo molto molto contenti di conoscerlo meglio dal vivo, insomma. Quindi, però l'invito io gliel'ho già fatto in quelle due o tre volte che sono andato giù al Synchro Studio, ci dice giusto. Eleonora, volevo chiederti una cosa. Ti dà più soddisfazione doppiare un ruolo brillante o quello? Allora, dipende. Perché il prossimo video è drammatico. Sì, allora, dà soddisfazione. Due sono quel film. Sinceramente,
nel brillante però bello. Anche un po' dal momento, ma dipende anche dal carattere. Lei è portata più per essere una persona brillante, allegra, e quindi per riprendere il consiglio dato da Manlio a Giorgia, è più facile prendere i suoi fiati e quindi seguirla molto meglio. E poi diciamocelo pure che nella maggior parte dei casi di recitazione è più bello ricevere una risata che un pianto. Quando il regista siamo pronti, vediamo una parte diciamo un po' più impegnativa a livello diciamo drammatico, non tanto per la citazione, perché suppongo che sia impegnativo, sì. Anzi, mi dicevano una volta che è più difficile far ridere che far piangere. Sicuramente. Io se ti faccio piangere, se decido di farti piangere, comincio a piangere io. E vedrai che ti diventa facile. Capito? E far ridere deve scattare qualche cosa che non la puoi comandare, perché se lo vai a comando si sente che è finto. Regia, se siamo pronti, via. Diciamo di che cosa si tratta. Si tratta di un film bimbo. Quando? Sessantuno. Sì, arrivo subito. Grazie. Grazie mille. Jenny, possiamo fare qualcosa? Sì, saluta la zia Jenny. Jenny, cosa fai? Carolina, Erika, muoviti, andiamo, levati! Oh mio Dio, lei poi insomma va a morire, va a morire, c'era questa ragazza, un meteorite, questo gigantesco tsunami, si salvavano solo un po', lei era sì. E aveva un posto, due, si portava la bambina, invece sotto l'elicottero, ma tutto si va in riva al mare a morire, c'è il suo posto, sì. No, era bello, ma lei è lei non era molto amata. Io mi ricordo che in quel caso il supervisor americano, che la conosceva, la massacrava, tanto che era anche imbarazzante, diceva, ah, guarda, se non ci fosse, l'hai resa più brava, eccetera, eccetera. E comunque invece poi quando ha fatto serie brillanti, eccetera, secondo me invece è bravissima, pure lei è un bel nome che faccia. No, infatti, una serie ultimamente, però insomma la roba più più chicche, questi sono i film che non vuol mai vedere la mia compagna, gli mettono ansia, ha ragione. Io sono assolutamente, tornando al discorso di prima, ma non, perché non è poi così remoto, non ne vuole proprio, non ne vuole proprio neanche iniziare, sì, neanche sì, ma ci sono un sacco di film che noi doppiamo che non vedremmo comunque. Io ho doppiato un Paranormal Activity, ma mai visti, perché già solo farlo ansia pure. Io prima, adesso no, non so perché, ma prima tutti i film di paura, di terrore, dovevo levare, noi abbiamo il sonoro in pubblico, no? Quindi dovevo levare perché mi era un po' cresciuta. Però sempre meglio vedere quelli da ridere che quelli da piangere. Intanto vediamo se è possibile caricare il terzo video allora, per rimanere nel campo delle bellissime, perché non hai tutto. Ma
tra tutte e due. Questa poi, questa. Questa è brutta, questa forse è la peggiore. Vediamo un po'. Tra tutte e due doppiano tutte bellissime. Poi cioè, sono belle anche loro. Certo. Beh sì, ciao. Bene, ora che qui è tutto sistemato, io vado in lavanderia. Sì, anch'io ho la camicia sporca. Sì. Vado anch'io. Devo andare all'aeroporto. Spero che a forza di girare lì qualcuno lascerà un aereo incustodito. Auguri. Ciao. Ehi, Joy, ricordi la cosa di cui volevo parlare? No, no, no! Ah! Non te la dirò, ma se tu la scoprissi da solo, sarebbe tutto regolare e poi potremmo parlarne, giusto? Non sarebbe più un segreto, quindi sarebbe regolare, sì, sì. Bene. Joy, per favore, andresti nella stanza da letto di Chandler a prendermi un libro che gli avevo prestato? Ora? Vuoi che vada lì adesso? Sì. Sai qualche cosa? Sai qualche cosa? Potrei saperla. Potrei saperla anch'io. Cosa sai? Non te la dico se non mi dici cosa sai tu. Io non posso dirtela. Neanche io posso dirtela. D'accordo. Tu non la sai. E se vado nella stanza da letto di Chandler e scopro che la cosa che penso di sapere è proprio la cosa che penso di sapere? Lo sai! Anche tu! Sì, lo so! Monica e Chandler! È una cosa spaventosa! Da quanto tempo lo sai? Da troppo! Oh, Rachel, è da tanto tempo che morivo dalla voglia di dirlo a qualcuno! Senti, Rachel, sì. Non devi dire niente a nessuno! Ma io... Loro hanno un comportamento molto strano, va senti... Bene. Ah! Ciao! Sta piovendo. Non mi piace volare se piove, quindi... Io faccio due passi con la pioggia. Sì, anch'io. Vedendo... Che strano. Andranno a fare l'amore. Questo perché erano raccomandati, perché la bravura certo non c'è. No, quindi. Infatti no. No, perché era Vittorio l'altro. Sì, l'altro era suo fratello Vittorio. Che sì. Adorava Joy, lui era pazzo, lui di tutti noi friends era il più fan proprio, era proprio pazzo. Infatti noi gli abbiamo anche dedicato una serata. Ma lui aveva due fortune, aveva la voce della bellezza della voce, del timbro del nonno, e la bravura interpretativa sulle cose soprattutto comiche da inventare del padre. In lui si mescolavano queste cose e veniva fuori questo capolavoro che abbiamo sentito. Sì, Dance direi che ha segnato la vita di tanti di noi tuttora, perché tuttora va in onda e la gente ne è appassionata. Io ho appena comprato un Lego, cioè ho comprato un Lego, mi hanno regalato un Lego di Friends perché hanno fatto più adesso dell'epoca, sì? Un po' come per i Goonies. Beh sì, perché poi diventa un cult. Sì, io la facevo. No, ma sai che però... c'è, Leonora, che quando andavano queste serie erano le prime volte e non c'era questo grande ascolto per le serie televisive. Sì, e quindi quelli invece, comunque esce un film, il cinema c'ha un'altra, soprattutto una volta, un'altra pubblicità, un altro impatto, e poi c'è la possibilità di andare. Ah, non l'hai visto? Ah, ho visto un film ieri, vado stasera. Stasera non c'è Friends, c'era ieri. Infatti una volta mi ricordo anche che c'era gente che registrava le puntate con le videocassette. Sì, come no. Perché appunto adesso se appunto vai su internet, le vai a cercare, ci sono streaming, non streaming. Una volta, come diceva Michele, dovevi essere lì quando davano la puntata a quell'ora lì, altrimenti l'avevi persa. Quindi ovviamente c'era gente che se la registrava. Quindi dico, io so, Friends, a parte che è stato il papà di alcune delle serie dopo, perché
secondo me anche allora aveva il suo successo. Sicuramente adesso è una di quelle cose che continua a non sentire gli anni, perché parliamo di tanti tanti anni comunque, fa. Comunque sì, è scritto in maniera strepitosa, sta certo. Facendola, tu te ne accorgi, proprio dei tempi perfetti. Sono bravissimi. Serie delle serie. In quel periodo ci sono stati la fidanzata di quello. Sì, di Rossi, tu. Io, per ritornare al discorso delle serie, mi ricordo che feci un centinaio di puntate di una serie a quell'epoca, parlo dei fine 70, fine anni 70, inizio anni 82, di un personaggio che si chiamava Baretta, che era una cosa strepitosa. Oggi ne parli con nessuno sa, ne sa niente. Nessuno ne sa niente. E allora era una di quelle serie che comunque creava un appuntamento e la gente lo seguiva, perché erano pure lì divertenti, bravi, c'era il giallo dentro, c'era comunque il poliziesco, era uno dei primi tentativi seriali di poliziesco brillante, per cui insomma c'erano tanti ingredienti che eppure è rimasto lì, perché Friends adesso è stato questo grande ritorno, anche perché quest'amore di più per la commedia che hanno oggi anche i giovani, le serie che sono adesso, che si fanno adesso, la maggior parte sono dedicate a un pubblico giovane. Per cui c'è, allora in questo filone di serie dedicate ai giovani, queste cose brillanti, queste cose divertenti, queste cose così di ambiente comunque di amicizia, di fratellanza, di comunanza, di abitazione, eccetera, portano ad essere più reali per noi come lo erano allora per gli americani. Oggi tanti ragazzi vanno via da casa, eccetera, e prendono un appartamento insieme e stanno insieme 3-4 persone e vivono una vita comune. Non so come sarà, com'è veramente vivere in America, però mi sarebbe piaciuto un sacco fare il college e tutte quelle cose lì. Cioè, sarà perché le ho viste, no? Infatti la cosa bellissima di quando vai in America, sono andata, allora tutto, vado in passaporto, due poliziotti che mangiano, guarda, che era assolutamente un terribile, ma mi è successa la cosa più americana. Stavamo in camper con sei in tutto e un bambino del camper accanto ci ha invitato, noi per il mio figlio piccolo, a mangiare i marshmallow al fuoco. No, vabbè, non era una cosa per me impagabile. Tra l'altro, essendo sei, potete difendere anche l'Italia sfidando a calcetto qualche dun altro, fare sì, subito, Italia loro USA. Loro purtroppo fanno schifo, posso così, dirlo? Fanno veramente sì. Schifo. Gli Stati Uniti sono davvero come li vediamo. Sono come li vediamo, no? Sembra un set, un film. Io mi sono ritrovato a pranzo con mia moglie Miami. Siamo arrivati, dobbiamo andare su. No, vabbè. E c'era lo sceriffo, e c'era la macchina del coroner, e c'era la il pulmino della televisione con la parabola sopra. Sì, sì. E avevano ammazzato davvero purtroppo la persona tre ore prima in quello stesso. E avete cambiato ristorante? Abbiamo cambiato ristorante, si sa mai. Però si è tratto dentro un film, sembrava un film. Io l'unica volta che sono stato in America sono stato a New York e effettivamente la gente al McDonald's entrava che non usciva, non sapeva come passare da. Cioè nel senso si metteva un po' di qua, un po' di là, perché erano enormi, eppure andavano a mangiare al McDonald's, come enormi. Ma parlando di serie, ci attacchiamo a un'altra serie che ha fatto allora, sfracelli. Forse riusciamo a recuperare il Soltiamo. Ce l'abbiamo, chiediamo in regia. Dai, sì, se no ce sempre l'abbiamo. Io che pizza. No, dopo questa. Come ti chiami? Mi chiamo Vasily Arlov. Niente, non esiste. Oggi un agente russo si recherà a New York per uccidere il presidente. È un agente K-12. Il programma K è una favola. Lo scanner dice che è la verità. Il russo vende fumo. Concludi, Eva. Non volete sapere come si chiama? Sei bravo.
Puoi raccontare il resto della storia a uno dei miei colleghi. Il nome dell'agente è Evelyn Salt. Io mi chiamo Evelyn Salt. E allora sei una spia russa? La rivelazione. Bellissimo film anche questo. Com'è stato a doppiarla? Ma sai che non me lo ricordo. Ma bisogna che lo guardi ancora perché è sempre... Non sono manco sicura, te non ho mai sentito, non c'è la cuffia. Sì, sono manco sicura, non ero io. No, no, questo non l'ho fatto. No, no, tu hai... poi la prima sembrava... Sì, no, certo. La prima sembravo hai... io, fatto, tu hai detto... fatto sotto, però non sai. Hai detto una battuta di fianco. Vero? Sì, non sì, eri quella... Sì. Poi Claudia. No. Eri quell'altra. No, no, no. Sì. Vabbè. Le comunque la doppiata viene criticata come la voce, dire... come la voce di Angelina Jolie. A meno che questo forse è un trailer? Questo sì. È un trailer. Ah, nei trailer capita. Allora probabilmente esatto. Perché io mi ricordo, perché poi ho visto il cappello russo, ho detto "Ah, sì, sì, adesso me lo ricordo". Faccio "Sì, sono io". Poi andavo avanti, faccio "Ma quindi probabilmente dobbiamo, non vorrei dire perché veramente noi ci confondiamo tantissimo. No, no, beh, infatti, quindi, insomma, ero io, era Claudia, ma probabilmente Tatiana, per comunque, nel video insomma, c'era scritto in... probabilmente da qualche parte c'era scritto tanta roba, grazie. E no, può darsi, c'era scritto probabilmente che l'avevi doppiato tu e poi magari il trailer, no, il trailer a volte cambiano, infatti. No, il trailer delle volte succede questo, che si fanno i trailer di film che verranno doppiati nei mesi successivi, per cui non si sa ancora chi lo dirigerà e quale società lo farà. Si fanno i trailer che vanno magari a queste feste del cinema, a questi festi, a questi raduni, e alle volte e magari li fanno, ci fanno i provini, quindi... Beh, così abbiamo svelato cosa succede per i trailer. Certo. Cioè, no, lei l'ha doppiata la prima volta, sono stata molto contenta che l'ho doppiata in un film bellissimo che era il suo primo film, credo, comunque sicuramente noto. E, che era Ragazze Interrotte, che ha vinto un premio, stupendo. Anzi no, l'ho doppiato nel Collezionista di Ossa, bello anche questo, un thriller bellissimo, lei era bellissima anche, poi secondo me sono un po' rovinata e, dove vinsi il provino lo doppiai, ok, bel film eccetera, e poi fece Ragazze Interrotte, che la fece perché l'ho appena fatta, ed era bravissimo, ecco quello per esempio, film drammaticissimo perché stanno tutte in un manicomio praticamente, sì. Lei pazza, scocciata, drammaticissima, quella mi ha dato tanta soddisfazione. E lei era bravissima in queste scene. Ma lei ha vinto un premio per quel L'Oscar, Ragazze Interrotte prese l'Oscar. Me lo ricordo, perché me l'hai detto parecchie volte, mi piace questa cosa qua. Che ti piaceva Ragazze Interrotte. Mi piaceva, sì. E... Adesso intanto diciamo al nostro tecnico di regia di caricare il prossimo video e andiamo su Giorgio. Andiamo. E andiamo su Giorgio. Anche perché poi parliamo, appunto, parlando di serie, non si può non citare Beverly Hills 90210. Così, una serie a caso. Ti e dice direi qualcosa? Che è durata un pelino. Una serie importantissima della mia vita. Io l'ho cominciata che ero incinta di mia figlia. Quindi è stato proprio... Sì. Ma... ha avuto una figlia molto giovane. No, che è, come dire, cioè... Quando l'hai iniziata questa serie pensavi diventasse una cosa così? No, ma nessuno se lo aspettava in realtà, però era molto carina, poi appunto era una delle prime serie, Friends mi sa che c'era... Dopo? No. Sì, dopo. Era una delle prime serie, poi il college appunto, no? Questa cosa del college che comunque piaceva. E quando l'abbiamo cominciata con Marco Guadagno, che poi doppiava Brandon, Marco mi disse "Ma è carina, ma non so se ne faranno altre". Poi non si usava tanto all'epoca fare la serie con tante stagioni, no? Mentre abbiamo cominciata e io l'ho finita in colonna separata, cioè facendo tutto da sola, che era una cosa che ancora non si usava tantissimo, perché dovevo partorire. Io avevo il cesareo programmato e quindi ho fatto il giorno prima di partorire, ho fatto i miei 2-3 credo turni di colonna separata seduta sul panchetto con sta pancia enorme. E mi poi... ricordo sempre, mi incontrava Francesco Mandolfino, da pazzo di me con la pancia. Io mi sentivo una balena enorme e lui mi incontrava, quanto sei bella. Beh, avete un fascino particolare. Madonna, dai. Ma io mi sentivo proprio l'ho avuta una da poco, la mia compagna incinta. Spiaggiata. È un fascino particolare, assolutamente, non è vero. E gli uomini con la pancia non è vero. No, gli uomini con la pancia purtroppo non hanno lo stesso effetto, esatto, se no saremmo tutti molto più belli. Perché allora poi passa. Però allora poi insomma, passa. È stata una roba importante, perché poi da lì sono anche nate delle amicizie. E poi sfortunatamente a un certo punto... Lorena Bertini, la moglie di Marco, non c'eravamo mai tanto frequentate, invece poi siamo diventate grandissime amiche. Insomma, sono successe cose belle. Io ho iniziato poi a fare... la direzione con i Beverly quando Brenda è andata via, a un certo punto
Marco mi ha detto: ma vorresti cominciare a fare la direzione? Io era vergine, quindi precisissima, terrorizzata, dico: ma lo saprò fare. E lui mi disse: se vuoi fai Beverly, li conosci, quindi uscita come attrice ho continuato a farla come direttrice. E quando sono uscita è successa una cosa bellissima. Mm-hmm. Eravamo negli studi dove, che non ci sono più adesso, dove la facevamo, e io stavo facendo credo la mia ultima scena con Francesco Dando, con Dylan, e a un certo, e c'era Marco che dirigeva, Elena l'assistente, a un certo punto in sala il buio. Io mi giro, dico: che è successo? C'è un blackout, che succede? Quel giorno avevamo il turno solo io e Francesco. Mi giro e vedo arrivare una torta con delle candeline sopra, quindi tutto illuminato da questa torta, portata da Marco con Francesca Guadagno, Giorgio Borghetti, Ale Corompai, Lorena, cioè tutti gli altri. Guarda, mi viene da piangere. Una torta con scritto: arrivederci Brenda. Che carini. No, non sapete, è una roba bellissima. Bellissima. Quindi allora, insomma, la serie è molto importante. Che se l'attrice si fosse comportata un po' meglio, perché è stata colpa dell'attrice che è uscita. Anche a me mi ha spezzato il cuore. Io adoravo. Era un'attrice un po' particolare. Una testa calda. Era un po' una testa calda. Poi sì. Anche la scusa, insomma, stai a Los Angeles, vai a studiare recitazione a Londra. Un po' provocatrice. No, cioè, bene, perché avrei fatto la stessa cosa. Però sei a Los Angeles, non è che sei, non so, a Salisburgo. Allora vado a studiare recitazione. E quando, diciamo, è entrata invece nel cuore degli appassionati, quanto ti piaceva essere la voce di Brenda? No, moltissimo, cioè io poi l'ho conosciuta, un po' stalkerata anche, no? Mamma mia, io siccome sull'elenco, sulle pagine gialle famose c'ero io, sì. Ti dico i messaggi in segreteria: mi dici ti amo Dylan? Io rispondevo: pronto? Sei Giorgia Lepore? Sì. Mi dici ti amo Dylan? Ti amo Dylan? Ah, follia, sì, un po' sì. Sì. Però è stato anche, insomma, molto divertente. Allora, vediamolo questo video di Brenda. Brenda. Ne Brenda un po'. Era bellissima. Grazie, l'ho trovata l'altra sera. Mi ha fatto ripensare a te. Vuoi prendere un caffè? Sì, certo. Sono un po' sorpreso di vederti da sola. Perché? Tu e il tuo fidanzato siete inseparabili da un po' di tempo. Sopravvivo anche senza di lui. Tu lo ami davvero, Brenda? Non è la serata giusta per chiedermelo. Se non sei sicura, faresti meglio a non sposarlo. Dylan, tu mi conosci molto bene. Io ti conosco meglio di chiunque altro. Questo lo so. E ti dico una cosa, segretamente io spero sempre che il tuo fidanzamento si rompa. Dylan, questo è scorretto. Non voglio sentire queste cose, non stasera. Brenda, se sposi quel tipo, noi due non avremo mai un'altra possibilità. Ma di che cosa stai parlando? Stai cercando di convincermi a lasciare Stuart? A questo punto io farei di tutto per convincerti a rompere questo stupido fidanzamento. Perché? Ma lo conosci solamente da 3 settimane. Che originale, non me l'aveva ancora detto nessuno. I tuoi genitori sono preoccupati. Hai parlato con i miei genitori? Mio padre ti ha spinto a fare questo. Ehi, ho parlato con tuo padre, ma lui non mi ha spinto a fare proprio niente. Io ti voglio bene. Sono davvero stufa di sentirmi dire come devo vivere la mia vita. È la mia vita e voglio viverla come dico io. C'erano queste musiche che poi sono un po' scomparse. È brava sta ragazza. Secondo me ha talento, devo dire. Sì. Secondo me ha talento, sì. Quant'era bello, Dylan. Poverino, anche il povero Luke Perry. Io pianto, cioè, lo confesso, quando ho saputo che era morto. Io... Ma anche perché proprio in maniera, cioè, inaspettata. E ci siamo telefonati tutti, lo sai, con Francesco. Lo credo. Mai sentito. Ma adesso nel rifacimento, sì. Nel continuo. Cioè, adesso hanno fatto qualcosa. Non so se lo posso dire. No? Capito. Okay, okay. Beh, solo adesso tu parli dei Beverly. Parlando della serie che faceva Woodman è morto. No, del Beverly se no, guarda, in realtà pare che è stata fatta una reunion di puntate. Sì, no, è stata fatta, ci hanno anche chiamato. Non l'ho visto, non so se ci hanno chiamato tutti per farla, però
siccome l'hanno data a una società che non era quella di Marco, con cui l'abbiamo fatta per 10 anni, abbiamo detto tutti di no, senza sapere che gli altri avevano detto di no. Ognuno con le sue motivazioni. Abbiamo detto no, ragazzi, cioè non la posso fare con voi, non la posso fare, la dobbiamo fare con Marco. Tutti, poi ci siamo sentiti dopo, io ho detto di no, anche io, ma davvero. E non se ne sapeva. Ah, ok, perché io infatti senza le vostre voci non la guardo, quindi lo dico come tante altre cose che per me non esistono con altre voci. No, no, è deludente. Beh, diversa. Sai, poi una roba così, insomma, che sono sempre loro, gli stessi sì. personaggi, dopo 20 anni non è che puoi cambiare le voci. Guarda, io ti faccio un esempio stupido, fra virgolette, però io sono un gran fan dei Cavalieri dello Zodiaco. Cavalieri dello Zodiaco hanno una quarta serie, che è quella di Ade, che è uscita in Giappone quasi 5-6 anni fa. Io conosco bene la voce del protagonista, Ivo De Palma, che è un mio amico, e quando l'ho avuto ospite un paio di volte, dicevo, ma scusa, ma esce sta serie? Fa, ma io l'ho già doppiata tutta, però ancora in italiano non c'era. Beh, tutti se l'andavano a guardare perché la volevano guardare, io finché non è uscita in italiano non ho voluto neanche giocare al videogioco che mi spoilerava perché per me certi personaggi hanno quella voce lì e fine della storia. Cioè, quanto qua, è nerd uno, questo ragazzo, veramente uno, tanto. Se uno viene a mancare, va bene, purtroppo è mancato, non è colpa di nessuno, perché anche Francesco Vairano mi diceva che l'avevano criticato perché aveva cambiato la voce di Gandalf, non c'era più l'attore, però in quel caso, ma se l'attore c'è, mi dispiace, io non lo capisco, non mi interessano le questioni di... rovini tutto. Ho visto un'altra serie che avevano cambiato in mezzo la casa editrice, e solo che è Deadwood, mi è capitato di vederla tutta di seguito, perché non l'avevo mai vista, l'ho voluta vedere tutta di seguito per vedere il film finale. Dalla seconda alla terza serie, che sono cambiati quasi tutte le voci, io non ci riuscivo. Facevo una fatica incredibile ascoltando, mi sembrava di vedere un'altra persona. Quindi però proprio. Io faccio un'altra confessione, io vedo quasi tutto in originale, penso. Vedo vabbè, quasi tutto in originale. Non è vero. Poi vedo anche in italiano, non è che proprio, però perché io proprio mi piace sentir parlare inglese. Però lo capisci bene l'inglese. Beh, abbastanza. Beh, sì. Perché, lei perché c'è questa differenza. C'è questa differenza qua. No, regia. Io sono vabbè, un po'. Però. Io sono un po'. Io amo il doppiaggio italiano. Poi no, conoscendo anche io bene. Lo amo, figurati, no, nel senso che proprio non riesco. Cioè, faccio fatica a vederle in inglese. Poi lo capisco anche meno. Però so che. Cioè, penso che molta gente. Vedi l'esempio del Trono di Spade per dire. La deve vedere prima e quindi se la guarda in originale, perché non è sempre vero che perché senti come recita in inglese. Sì, ce ne sono alcuni che sicuramente recitano bene, però ci sono tanti attori a cui i nostri attori doppiatori italiani hanno dato anche a volte qualcosa in più, non a tutti, però a qualcuno è capitato. Ma anche solo una bella voce, pensa a Marlon Brando. E che, poi carità, sinceramente bello come il sole, però. E poi ci sono degli adattamenti che ci permettono di divertirci, perché per dire, solo per parlare solo un microsecondo di stasera, un film come i Goonies, noi quando ci troviamo a parlarne recitiamo le battute, per ridere le battute sono in italiano, le battute hanno avuto degli adattamenti dei dialoghi italiani, così come i Ghostbusters, cioè sicuramente una volta... Era ancora più bello. Frankenstein Junior, posso dire, citando sempre un altro vostro collega, Emiliano Coltorti, che lui pensa che anche lui è come Giorgia, nel senso ascolta molto. Infatti lui parla molto bene. Praticamente lui ha detto che per lui Frankenstein Junior ha proprio due doppiaggi. Cioè, nel senso, cioè due film. Sì, un film doppiato in italiano e un film. Tra l'altro la versione italiana è adattata. Sì, infatti. Beh, però la gente infatti che... tu pensa a proposito dei dialoghi che con mio marito, con Big Fog, con quest'app sul viaggio eccetera, abbiamo organizzato l'estate, abbiamo fatto la prima edizione di un premio che si chiama Voci tra le onde ed è insomma premio De Angelis, ce l'ho raccontato a Michele, sanno tutto e ci saranno anche presto e ecco dillo ci sono i testimoni Mario De Angelis, vabbè, senza dilungarmi sul premio, rimaniamo nell'ambito del discorso che facevamo, uno dei premi è
miglior citazione, mm-hmm. capito? Quindi comunque premiare una frase storica che ha fatto epoca e che diventa di linguaggio comune, oppure che è stata adattata in un modo particolare. Per esempio quest'anno abbiamo premiato Houston, abbiamo un problema. Abbiamo premiato Roberto Chevalier, che insomma che è entrato, no, nel linguaggio comune. Quindi alle volte gli adattamenti italiani, le frasi dei film, che so, tutto italiano. Chiacchiere distintivo, esatto. Che poi oppure la serata che facciamo una volta, infatti, all'anno, infatti al volevo dire, non volevamo farci una gran pubblicità, però in realtà ormai prendiamo il gancio e ce la facciamo, ma Eleonora lo sa, ma non so se Michele e Giorgio, che sono tutti comunque direttori del doppiaggio, sapete che una volta all'anno, l'ultima volta l'abbiamo fatto con Simone Mori, la prima volta l'abbiamo fatto con Mino Caprio, facciamo una serata dove chi viene al Comics Pub può provare a doppiare queste citazioni. Dai. E lui fa un lavoro incredibile, perché insomma fa mancare proprio giusto solo quella citazione lì, o insomma un paio di frasi che dopo poi ti puoi portare a casa doppiate da te. La cosa bella è che lo facciamo solo con i direttori di doppiaggio, perché la gente giustamente piace sentirsi dire, fallo essere un po' diretta, più così, fallo un po' più così, esatto, più... E dobbiamo fare estrazione, perché sennò non riusciamo, cioè dobbiamo prendere 12 persone. La mia preferita è dammi una sigaretta. È la mia preferita in assoluto. Vediamo invece un adesso, perché adesso però arriva una frase storica che non può essere disgiunta dal personaggio e dalla sua voce, che riguarda Michele, appunto. Una frase molto nerd, tra l'altro. Una frase molto nerd, il primo video di Michele. E che sarà? Dammi un po' di zucchero, baby. Esatto. Ce la siamo bruciata. Era questo? Scusate, no, non lo sapevo. No, va bene. No, perché mentre dicevi questa cosa, io stavo pensando a qualche frase, eccetera. Questa, l'ho, questa l'ho inventata io. Attenzione. Una pure io. L'ho inventata, e questa l'ho inventata io, questa qui. Quando doppiamo questo film. Ah, vero, ho capito quella. Luna di Fiele. No, come si chiamava? L'armata delle tenebre. E io facevo il direttore del doppiaggio, i dialoghi, e doppiavo questo giovane attore allora. E lottai per dire che era un film divertente. E lui dice, no, questo è un film con i mostri, mi disse. Un film del terrore, dell'orrore, ma per far ridere. E insomma, vabbè. Infatti, nasceva dalla casa, la casa 2. Certo. Però poi dopo hanno deciso di. Perché c'era il grande. Scusa, adesso fammela sentire. Sentiamola. Mi dispiace aver rovinato la sorpresa. No, però c'è anche la storia. Sì. Sì, certo. Potevo restare nel passato. Avrei fatto una vita da re. Ma non mi posso lamentare. A mio modo, sono un re. Dammi un po' di zucchero, baby. Ecco. Tu pensa che io non... come quando ho fatto quello, ero preso da tanti problemi. E poi il film via, è passato, ho fatto altre migliaia di cose. E un giorno, a un turno di doppiaggio, uno dei miei doppiatori preferiti, sia come doppiatore che come persona, che è Nanni Baldini, mi dice, mi fai un regalo? Che te devo regalare? Mi dici, e che è sta cosa? Dico, aspetta, sì, l'ho sentita. Come? Allora, lui era un grande fan di questo film. Mica solo e lui. È stato così carino che dopo non so quanti anni, io ho il video, come si chiama? Le CD, le cose, il DVD, perché me l'ha portato lui e me l'ha messo lì alla battuta questa qui. Forse era questa scena o un'altra, non mi ricordo. E lui si ricordava questa cosa, dice, scherzi, ma sapessi quante volte noi la diciamo da ragazzi in giro? Pensa un po', io non sapevo di aver creato. Per me era una battuta del film che sì. Che... Invece, la tua? Giorgio, la tua frase una qual era? Una me la ricordata io. No, io quella che mi ricordavo io, che mi ricordo io, che mi citano sempre, è vai, corri, noodles, che la mamma ti chiama. C'era una volta in America. Volta. E invece lei me l'ha ricordata una che è entrata un po' nell'uso comune. Molto, che è Jerry Maguire, sì. Era. E fatto con papà, tra l'altro. Tom Cruise è lui, no? Sì.
Tom Cruise che va da lei, gli si dichiara, fa ciao. Un monologo di un quarto d'ora. E lei dice? Mi avevi già convinto al ciao. Bella, Tom Cruise. Era molto carina quella scena. Lui citando Nanni Baldini. A proposito di quelli che abbiamo visto nella pancia della mamma, perché Nanni è uno di quelli. È una mia crociata che non vincerò mai, quella di cercare di portare Nanni Baldini. Ma non Nanni vincerò mai. Però lui è molto gentile. Lui è molto timido. È una persona meravigliosa. Molto timido. Ma tanti, molto timido. Perché anche Emiliano vorrebbe portarlo al comics. Mi fa dai, organizziamo con ci Nanni. Ci dobbiamo Baldini. Riuscire. Ma magari. Lanciamo un hashtag Nanni al comics. Sì, Nanni, anche perché io di solito a Natale, sono già due Natali che lo faccio, perché quando sono stato alla CDC ho avuto la fortuna di incontrarlo sulle scale. E glielo chiesi, lui fa no, ma anche perché sarebbe la prima volta che faccio una cosa del genere, però magari una volta vengo ma non lo sai in mezzo al pubblico, no? Però sì. Ci siamo lasciati il numero di telefono, io a Natale gli mando sempre questo messaggio qua, è scritto: io anche quest'anno ho mandato una letterina a Babbo Natale dove il mio desiderio è quello okay. di averti al Comics Pub. E lui mi fa ma adesso vediamo, ma adesso stasera gli mando un vocale, io intercedete, gli dico certo, intercedete. Però potevi venire dolcissimo, sì, bravo, infatti, bravissimo. A parte che lui di una famiglia di geni, sì. di artisti dentro proprio. Sono tutti bravi, simpatici. Però Michele Gambino lo ricordiamo anche come attore. Con questa sì. voce meravigliosa, ma anche questa fisicità. Possente. Io quando posso dire una cosa che detesto, ecco, anche come attore mi dà veramente fastidio. No, perché infatti... Perché... No, grazie. Spiego perché. Ma in castigo. Perché no, non esiste... Oggi purtroppo è vero, fate bene a dirlo, perché... La maggior parte dei giovani o di quelli che sono entrati nel doppiaggio, nel mondo del doppiaggio da poco, non lo sono, non sono attori, e purtroppo si sente anche, perché appena chiedi un po' di recitazione, una sfumatura, un qualcosa di particolare, non sanno dove andare perché non hanno avuto esperienze di recitazione. Io mi ricordo quando facevamo gli sceneggiati radiofonici, c'erano 3 giorni solo di lettura per capire i personaggi, per trovare le sfumature, eccetera. Una battuta si può dire in tanti modi. Dico un aneddoto velocissimo. Io ho fatto iniziare tantissime persone, alcune delle quali mi hanno dato delle soddisfazioni enormi perché sono diventati grandissimi e bravissimi. In mezzo a questi ci sono questi che iniziano, e a uno di questi finalmente affidato un personaggio. Arriva al primo turno, primo anello, primo pezzettino, e dice questa battuta. E io gli dico, non male, adesso la rifacciamo. E lui mi dice, scusi, signor Gambino, ma perché non ero a sync? No, eri a sync. Ah, non ero chiaro. No, eri chiaro. E lui si è girato verso la regia, guardandomi e dice, ma allora che vai cercando? Insomma, mi avrebbe voluto dire. Mi ha detto, e allora? E io ho detto, vedi, chiara è assin che il minimo sindacale. Poi ci sono delle battute che si possono dire chiara è assin che, ma non sono quello che cerchiamo. Per esempio, non è ora di cantare vittoria, non è la stessa cosa, non è ora di cantare vittoria. Sono due cose e sono tutte e sì. due chiare e sync. Rifacciamo. Io l'unica cosa che volevo aspettare, siccome a suo favore, e anche se sono d'accordo con Michele, che era un anche aggiuntivo, ma scherzo, nel senso solo non era un anche che toglieva, sì. no, ma aggiuntivo, anche perché ecco. Poi oggi è giusto, hai ragione, anche perché questo è un film cult, perché una volta uno faceva l'attore e poi c'era una specializzazione delle possibilità di impiego dell'attore che era anche il doppiaggio. Però il professore di educazione fisica, se lì ricordo... è una mia colpa che strano, devo per amicizia. Il professore di educazione fisica con quel fisico orrendo, veramente. Questo era il via grande fare. Renzo Martinelli, meglio conosciuto come Marino Girolami, che mi chiese questo, mi fai questo piacere, mi fai questa cosa, che era un esperimento da fare per fare un film, che hanno messo insieme un po' di soldi 2-3 produttori, 105 milioni per l'esattezza. 15-16 giorni di lavorazione, si fece il film. Il film in prima uscita raccolse 1.100.000.000. Però, prego. Andiamo a vederne un pezzettino. Non mi è merito mio, naturalmente. Guarda,
signorina. Pierino, ma cosa fai lì dietro? Niente, che faccio? Sto leggendo Topolino. Ah, Topolino. Ma dove tiri? Fermi, vado io. Sbrigati e raggiungi gli altri. Sì, tanto sto all'ultima pagina. Pierino, ti dispiace ridarmi la palla? No, professore, mo io do subito, eccola, professore. Ecco, mo io do la palla, sto a cercare. Professore, la palla. Insomma. Sì. Sono dei cult che restano nei ricordi. Pensa, Flavio. Non è cambiato molto. No, no, assolutamente. No. E poi non è neanche passato tanto tempo. Sì. No, assolutamente. Anzi, poi... credo che sia dell'81-82 quel film. Non saprei perché ero piccolino, però li ho guardati veramente. Ma io non ero nata. Le note ce l'abbiamo. C'è scritto? Però pensa che noi avremmo potuto ricrearla dal vivo, quella scena lì, perché abbiamo avuto anche Alvaro Vitali. Potevamo avere anche un pallone. Potevamo avere anche un pallone. Anche, no, ma la mia domanda è, lo zeccavi veramente tu o qualcun altro gli tirava la palla da là in fondo? Non mi ricordo. No, ma forse l'avrò tirata io, sì, non mi ricordo. Era il 1981. Anche perché lui raccontava che per dire prendeva delle gran sberle, perché diceva che Lino Banfi le sberle gli dava sul serio e ne faceva. No, noi facemmo di peggio con Alvaro. Noi abbiamo fatto parecchi film insieme a Mario Carotenuto, che è stato un grandissimo attore, un grandissimo mio amico. Ho fatto diversi film con lui ed era un grande maestro, perché è stato uno degli attori più completi che abbia mai conosciuto, perché era in grado di fare queste commediole, queste cose, e anche cose di grande spessore artistico. E io ricordo un Galileo fatto da lui, straordinario. Vabbè. E allora, quando giravamo queste scene, in questi film, ne abbiamo fatti diversi insieme, io, lui e Alvaro Vitali, capitava sempre il momento dello schiaffone. E allora lui diceva, oh, però mi riempita sempre le scalassoni. E dico, ma sai perché? Mario diceva con quella sua flemma. C'aveva delle mani, Mario, non so se si vedono, il doppio delle mie. E faceva, tu devi essere contento, caro, se noi ti diamo questi schiaffoni. Pensa che ogni schiaffone tu pigli 10 milioni di più al prossimo film. Perché ogni schiaffone viene giù il cinema, le risate si sprecano. Quindi, pum, capito? Non devi reagire così, devi essere... E in realtà 4-5 di seguito, vedi, con ste manone, capito? Saputa la cosa, tutti quelli che devono dare lo schiaffone... esageravano alcuni addestramente e avevano a cuore gli interessi, e quindi lui, povero Alvaro, ne prendeva di schiaffoni veri tantissimi. E infatti diceva che si ricordava di aver preso tante sberle durante i film. Invece però... un altro ruolo iconico che ha fatto, vabbè, Michele Gambino, come voce questo. Giorgia si sta già sciogliendo mamma mia. Ora mandiamo di Michele Gambino, è un film immortale. E forse proprio la volta scorsa in cui ci siamo visti al Comics Pub ci ricordate che prima ancora oggi più visto. Ah, sì. Mi guardano tutti com'è? Non guardano te, guardano me. Nei negozi non sono gentili, non mi va. Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Ok, non agitare. Bene. Via quella gomma. Beh, io non l'ho visto. Sì? Io sono Hollister, il direttore. Desiderano? Edward Lewis. Oh, sì, signore. Vede quella signorina lì? Sì. Avete qualcosa in questo negozio che sia bello come lei? Oh, sì. Oh, no. No. Io dico che abbiamo molte cose che sono belle come lei le vorrebbe. A questo concetto volevo arrivare. E su questo non c'è dubbio. Per questo scusi, sai qui. Che ciao, abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di avere molta gente a disposizione. Cosa? E le spiego perché. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro. E abbiamo bisogno di gente che si spacchi in quattro, perché ci teniamo, capito? Oh,
Signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questo. Qualunque cosa scelga qui sarà una gioia mostrargliela, ok? Ok. Mary Pat, sì. Mary Kate, Mary Frances, avanti, svelte, vediamo questo qualcosa. Questo è assolutamente divino. Mi scusi, signore. Sì? Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata? Spudorata, diciamo. Quanto mi piace quest'uomo. Bello Vittorio. Vittorio di noi, sì. Questa è di famiglia. Allora, il direttore era Manlio De Angelis. Il signore che abbiamo appena sentito è insieme a me, era Vittorio. E anche questo, è, su cui ci avremo tantissimi aneddoti da raccontare. Uno è intanto, mi ricordavamo che il film è più visto ogni anno, oggi, sì. Ogni anno c'è la serata Pretty Woman e fa sempre 5 milioni, 4 milioni e mezzo, 6 milioni. Non puoi non vederlo quando lo ci sono i gruppi d'ascolto che si riuniscono per la serata. Sì. Lo so, me l'hanno testimoniato. Beh, anche questa è una frase, spenderemo una sfacciata somma di denaro. Cosa divertente che io racconto è successa, giravamo uno sceneggiato a Siracusa e tra i tanti c'era Mario Cordova e io e Mario Cordova facevamo due ruoli in questo sceneggiato e una sera stavamo cenando in albergo io e lui e si sono avvicinate due ragazze dell'albergo e sono dice, siete doppiatori, lo so, attore, io sono una patita, per me l'attore che mi piace di più è Richard Gere, fa Pretty Woman. E allora Mario è passato dall'espressione allegra Pretty Woman l'ho doppiato io. Sì, no, io poi l'ho ereditato da un certo punto in poi. Però io gli ho detto, vedi, tu puoi doppiarlo altre 100 volte, Pretty Woman, per la gente. Sì. Dico, Richard Gere, per la gente, Pretty Woman. E lui ci tiene, anche perché è vero. Cioè io dopo l'ultimo film che facemmo sempre con Manlio era Se scappi di sposo. Ebbe una discussione, io purtroppo l'altro Michele, pochi lo conoscono per fortuna, ma l'altro Michele è meglio evitarlo che avere. E ebbe una piccola discussione con l'editore del film, praticamente gli stavo per mettere le mani addosso. E quindi fece di tutto per non farmelo più doppiare. Dal film successivo era sempre lui capo ufficio edizioni e non me lo fece più fare. E quindi da allora non l'ho più doppiato io. Per cui questa cosa risale, che ne so, al 92, 90, per cui dal 92 in poi l'ha sempre doppiato Mario Cordova, tra l'altro molto bene, per carità. Però per la gente, Primo Cavaliere, Pretty Woman, Mr. Jones, sono i film che l'hanno lanciato poi. Però anche la prossima clip che vediamo non è male, eh? È un'altra cosa che secondo me le chiedono per strada. Proviamo a vedere. Giube, siamo a casa. Giube, siamo a casa. Me l'hanno chiesta per fare segreteria telefonica. Come diamo Dylan? Una sera stavamo girando un documentario e si parlava così, no, a tavola, la curiosità, no, il doppiatore, ma lei ha fatto questo, a me quell'altro. E in quei giorni andava questo trailer, che era solamente questa battuta qui, e ha detto, dico sì, ma adesso dovrei fare questo film in cui ho fatto solo questa battuta, per adesso so che fanno, e dissi, siamo a casa, Ciube. Silenzio. Ma no, ma è lei, allora... Come se tutto quello che si era detto prima del lavoro, delle cose, della storia del doppiaggio, improvvisamente tutto cancellato, l'unica cosa che importava era questa battuta qui di Torna a casa, di Siamo a casa Ciube, che poi io non ho neanche visto il film.
Ah, ottimo. No, perché beh, poi comunque Han Solo la doppiata. No, perché facemmo solo quello, abbiamo fatto solo questo trailer, solo con questa cosa, per cui non sapevo che cosa potesse succedere, io non avevo idea, non c'era ancora materialmente. Purtroppo è successa una brutta cosa, ma non facciamo spoiler nel film. No, ma se qualcuno ancora non l'avesse visto. È uno visto. Di quei punti dove piango anch'io. Ecco. esatto. E allora però l'ha accennato prima di un'altra icona del nostro Michele Gammino, che adesso arriva a questo quinto video. Il respiro di Dio. Solo l'uomo penitente potrà passare. L'uomo penitente potrà passare. L'uomo penitente. Solo l'uomo penitente potrà passare. Solo l'uomo penitente potrà passare. L'uomo penitente potrà passare. Il penitente. L'uomo penitente. L'uomo penitente. Il penitente. L'uomo penitente è umile al cospetto di Dio. Penitente. Penitente. L'uomo penitente. Si inginocchia al cospetto di Dio. Si inginocchia! Sono passato! non puoi non citare Indiana Jones. Un altro film che quando si fa zapping lo si trova, è impossibile continuare a fare zapping. Ci si ferma. Quanto sei legato a Indiana Jones? Ma io moltissimo, perché ovviamente sono film di grande successo, eterna soddisfazione a farli, ma i film ai quali sono più legato sono altri, perché poi in realtà questi film fatti da attori bravi, insomma, sono tutto sommato, forse non dovrei dirla, ma insomma sono quelli più facili da fare. Quelli più difficili sono quelli che ti mettono a dura prova, sia dal punto di vista tecnico molte volte che dal punto di vista proprio di recitazione, di impegno, di nervi che devi avere per sostenere a freddo, così una mattina ti alzi da casa che non ti va di uscire, che non ti senti neanche tanto bene, vai al turno e c'hai una scena così. Trovare quella carica, quella forza, quei nervi, quella possibilità, cioè, di aderire più possibile a quello che vedi, è un grande dispendio di energie, soprattutto nervose. Si finiscono questi turni di lavoro che ti fanno male i muscoli, come se avessi fatto una gara, una maratona, eccetera. Però ci sono invece dei film che magari non ha avuto neanche un grande successo, che tu hai fatto in condizioni veramente disperate. Io ricordo a proposito di Bob, che era un film strepitoso, io l'ho fatto, mi ero rotto il tendine d'Achille e non sapevo come arrivare al turno e il film bisognava finirlo e stavo appoggiato a un dolore, eccetera, e abbiamo fatto un film strepitoso con due attori straordinari e pieno di cose da ridere, di gag, di trovate incredibili da inventare, perché poi, come dicevate prima, se non se l'hai scritta, se c'è una traduzione che per noi vuol dire poco e non si ride, e bisogna farla diventare una cosa che scateni la risata, e quindi c'è l'abilità di chi l'ha scritta, di chi l'ha pensata, di chi l'ha diretta, di chi l'ha suggerita, quindi diventa tutto un lavoro molto più gratificante, cioè quando l'hai fatto, oppure ecco, come nel mio caso, io la gioia che provo di più quando vado al doppiaggio, che mi dà veramente la più grande soddisfazione quando sento dire che piace, che è piaciuto, è quando doppio Jack Nicholson, perché Jack Nicholson, credo che tra tutti gli attori che doppio, senza far torto a nessuno, è il più grande attore
diciamo che è uno dei più grandi attori che io conosca, ma di tutti questi che abbiamo nominato e di tanti altri che potremmo nominare, è proprio il più bravo nettamente, perché riesce ad avere la stessa capacità di interpretazione nei personaggi più differenti fra di loro. Delle cose, io ho doppiato qualcosa che è cambiato, ho doppiato il postino Reds, a proposito di Smith, Terapia d'urto, sono cinque o sei interpretazioni completamente diverse. Lui fisicamente è un'altra persona. Codice d'onore, te lo stavo per dire. Codice d'onore, io è una di quelle cose che mi dicono che nelle scuole, in alcune scuole, mi hanno detto, non so quanto sia vero e quanti lo facciano, fanno vedere questa scena che io doppiavo in Codice d'onore e dicono: beh, questo è il massimo, non pretendiamo che voi arrivate a questo, però pensate che c'è gente che fa questo. Mi hanno detto che hanno detto questa cosa, che è di grande orgoglio, se permettete. Però io devo dire che proprio quest'estate stavo al mare, passavo i pomeriggi al fresco di una casa, eccetera, a vedere film. E mi è capitato di vedere questo pezzo. Beh, vi assicuro che io ho detto: beh, sono stato davvero bravo. Cioè, mi sono veramente piaciuto. Perché tecnicamente, al di là della recitazione, che era suggerita, come diceva il vecchio maestro, e lì faccia quello che fa lui. Però la difficoltà anche tecnica di dire, di interpretare e di dire le stesse cose in quel momento, con quei movimenti, con quel primissimo piano di questa, e lì tecnicamente richiede veramente una grande esperienza, e non, anche i più bravi, i più esperti, non tutti sono in grado di fare questo, di in certe situazioni così. È veramente difficile riprodurre. Arriviamo verso la conclusione, però prima Eleonora aveva buttato lì una cosa. Tra le righe. Hai parlato di un'app. Per chi ama i doppiatori, c'è anche un'app. Un'app. Sì, è un'app che l'idea è nata. A me e mio marito eravamo andati. Abbiamo anche uno spot da far vedere. Può venire, vedere? Massi? Sì, perché no? Ti cedo il microfono, Max. No, rimani qua. Vabbè. Intanto dico com'è nato. Intanto vediamo anche il video, facciamo partire lo spot. Allora, vediamo lo spot. Vai con lo spot. sembra quasi doppiatrice. Esatto. La voce è suono, è musica, è magia, è inafferrabile. La voce è nell'aria. Con Vix Vocal puoi catturarla e svelare il mistero. Vix, la prima app di riconoscimento vocale nel mondo del doppiaggio. Con un semplice click dal tuo smartphone, le voci che ami avranno un'identità e potrai conoscere le loro storie. Con Vix Studio, i doppiatori possono organizzare i loro turni direttamente con le società di doppiaggio e il nostro staff potrà gestire la contabilità in modo semplice e sicuro. Tutto a portata di click. Vix, l'app per chi ama e per chi fa il doppiaggio. Infatti poi c'è stata un'evoluzione, insomma la funzione principale, che è quella del riconoscimento vocale, è sicuramente la più difficile, perché comunque va affinata, perché insomma abbiamo creato un database, ci stanno delle foto con le locandine eccetera, e però io ho una locandina nel Comics Pub, quando entri, che lo vedrai. L'altra sera sentivo dei ragazzi che dicevano: ah, hai visto, ma tu l'hai scaricata, perché ho visto l'altra volta qui, sì l'ho scaricata anch'io. Quindi, no, è carina, come Shazam, no? Però insomma senti, si deve, e ti dice chi è, si deve comunque affezionare. Poi c'ha tutte queste varie funzioni per noi doppiatori, e poi insomma, appunto, che ne so, abbiamo organizzato il premio, appunto. Esatto. Insomma, ci stiamo poi adesso, però una cosa nasce in un modo e si aprono tante altre possibilità, quindi siamo comunque contenti. La cosa a cui tengo di più è come è nata, permettetemi, datemi un secondo. Vieni Massi, lo vuoi dire tu? Ti cedo il microfono. Dice lui che ci tiene perché le sentiamo, sia per come è nata, sia perché papà ci
teneva tanto, insomma, papà quando lui gliela esposta, gli ha raccontato, ha detto devi assolutamente portare a termine questo progetto. Sì, in pratica è nata per un tributo a Vittorio, volevamo dedicargli qualcosa e poi gli ho fatto vedere le prime slide dell'applicazione a Mario, al papà, e dopo una settimana mi chiama e fa: Massimiliano, ho visto questa idea che avevi, ti ringrazio per la dedica a Vittorio, perché per Vix questa era cosa. Il suo nickname. Vix, okay. Papà ha detto: ma tu la devi portare avanti questa cosa. Dice: sì, beh, adesso ci ragiono un attimo, vediamo come fare o meno. E lui mi ha detto: no, no, tu la devi proprio fare finire, me lo e devi quindi promettere, lo devi fare. Quindi per me è stata una promessa che ho portato a termine, perché Mario mi ha detto che era una cosa che faceva bene al doppiaggio. E infatti, e poi nasce la cosa divertente: noi eravamo andati a prendere un premio, io ero andata a prendere un premio, lui mi accompagnava, e stavamo in treno con appassionati di cinema e di doppiaggio. Io mi sono sentita piccola così, perché si sapeva. Viaggio da, cioè, altro Genova, che nerd, hanno cominciato a parlare di doppiaggi storici, di cose veramente delle enciclopedie viventi, che alle volte io non lo so se a voi capita, però certe volte quando vedo appunto il calore, no, della gente, dico: ma guarda quanto piace il mio lavoro, certo. Perché poi tutti viviamo la quotidianità, è bello, insomma, cioè. È bello. E niente, uno di loro disse: ma non si sono inventati una specie di Shazam del doppiaggio? Allora noi che stavamo cercando sinceramente qualcosa per Vittorio, non sapevamo cosa, che ne so, una fondazione, un premio, non c'era venuto in mente, abbiamo fatto, però insomma così, allora abbiamo detto: ecco, questa potrebbe essere una cosa per farlo ricordare, che poi è vero, perché ogni volta che esce fuori, insomma, a me piace dirlo, il nome stesso è, insomma, e comunque sta diventando una cosa, insomma, ci piace. E io devo dire che, anche se non l'ho mai conosciuto, ringrazio comunque Vittorio, perché invece grazie a Vittorio ho conosciuto Eleonora, quindi comunque anche se non ci siamo mai conosciuti, in realtà secondo me ci ha fatto conoscere, e quindi sono molto contento. Siamo arrivati, diciamo, alla fine di questa bellissima puntata dove abbiamo parlato con tre grandissime voci, attori italiani, e quindi io direi di passare i ringraziamenti partendo comunque da Massimiliano per l'X Vocal, ti grazie anche del lavoro che hai fatto e che stai facendo, perché sicuramente sta diventando sempre una cosa sempre più amata e più carina, quindi complimenti. Poi Giorgia Lepore, che ho avuto la fortuna di incontrare oggi per la prima volta, e sono orgoglioso di avervela portata qua, di averla fatta qualche ora all'ora. Esatto, di averla fatta ingrassare. Non è ancora arrivata la cena. E non finisce qui. Esatto. Eleonora De Angelis, che come vi ho detto è un po' una sorella, e vi voglio un grande bene, e grazie di essere qua anche a lei. E Michele Gammino, di cui sono altrettanto onorato di aver, tra l'altro, passato un'ora e mezza al suo fianco, qui a fare una trasmissione, che ringrazio anche lui, perché è la seconda volta che riesco a portarlo qui, diciamo, a casa mia, e quindi veramente non pensavo, come quando tu dicevi che faceva piacere quando la gente ti fa i complimenti, io fortunatamente, grazie anche all'aiuto di Flavio, appunto, che fa di fianco a me, e ho creato delle serate dove la gente alla fine mi dice grazie per aver portato voi qui da noi, e quindi sono orgoglioso di aver portato e di portare tra qualche ora di nuovo tre grandi attori. E grazie, vorremmo dire anche noi, per a voi, per l'ospitalità, per la carineria con la quale ci ospitate, l'affetto che ci dimostrate, ma soprattutto perché parlate e divulgate e informate su tutto quello che è il nostro mondo, al quale siamo legati da tantissimi anni e con tantissimo amore. Sì. Grazie, grazie Flavio. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie a Marianna, che è stato l'ultimo messaggio che ho dato. Esatto. Grazie a Lil Network, che ci ospita come sempre. E grazie a Daniele, che oggi ci ha fatto da regia. Salutiamo Alle, che oggi era impegnato, ma gli vogliamo bene. Allora, Andrea Torricelli e Flavio Vinni. Vi aspettiamo. Alla prossima puntata, l'8 febbraio. Ciao. Ciao.